Benvenuti a tutti, buon inizio di settimana su PES con la Master Nikon in Millwall. Dopo aver fatto un piccolo video su Gran Turismo, siamo tornati qui per la nostra quinta giornata di campionato, se non vado errato. Esattamente, anzi no, la quarta giornata che andremo a affrontare il Chelsea, un Chelsea che fin qui ha gli stessi punti che abbiamo noi. Ha fatto due reti, ne ha subite tre, meno uno di differenza reti, 7 e 7 per quanto riguarda subiti e fatti per quanto riguarda il Millwall. Quindi, come differenza reti, diciamo che saremmo superiori a loro. Non capisco perché ci hanno messo noni, perché come differenza reti, secondo me, loro sono a meno 1, noi siamo a 0, dovremmo essere sopra di loro, sopra di loro. E vabbè, comunque va bene così. E il Tottenham addirittura dovrebbe essere sopra di noi perché ha più 2. Non capisco il perché è decimo. Cioè, vedete come sono questi giochi? Cioè, strano è questa cosa. A meno che non sia io cretino, noi dovremmo essere sopra il Chelsea e il Tottenham sopra di noi con la differenza reti. Non so cos'è che guardano. Comunque, forse perché abbiamo segnato di più. Forse guardano quello, però il Chelsea, cioè, boh. Vabbè, lasciamo stare, va. Correggetemi se sbaglio. Allora, messaggi, ok, siamo a posto così e niente, ragazzi. Allora, adesso andiamo ad affrontare il Chelsea, chiaramente sarà una battaglia. Anche questa sarà una battaglia, sarà una battaglia. Quindi andiamo subito in campo, non perdiamoci in chiacchiere. Chelsea, Millwall. Tra l'altro è abbastanza sentita come partita. Qui abbiamo il papà di Adriano, che abbiamo superato le aspettative di tutti i media, ci stanno trattando con i guanti, vediamo di continuare così. Continueremo a fare un buon lavoro, solite cose. Da ormai 20 anni dicono sempre le stesse cose. Una classifica inedita, ma sta venendo fuori il City, eh. Andiamo alla prossima partita contro il Chelsea, io punterei. Chiaramente punterei per fare anche solo un pareggio, però di difesa mettiamo i titolari, chiaramente Lingard assolutamente trequartista, Young, Beltrame, mettiamo Rose, Beltrame lo togliamo e stavolta mettiamo Logan, che è più pompato di Rowe. Poi andiamo a portare anche Sagnan fuori Desmas, vediamo un po', José Mauri rientra, abbiamo Georgiev, Eder io metterei Cordoba, Graban si sta riprendendo dall'infortunio, subito in allenamento, speriamo che ritorni presto, abbiamo Kelly col difensivo, andiamo a darglielo anche a Logan, il contropiede puntato su Cordoba l'argentino e contropiede su Young. Una domanda ragazzi, non ho più notizie della Gabribon, spero che stia bene, a meno che non sia impegnata con il lavoro e quindi o si sia anche stufata di giocare, può darsi, può darsi, ci sta, ci sta. Benissimo ragazzi, questa è la formazione che andrà a affrontare Aubameyang e compagni e sarà, mamma mia, sarà una, non lo so, va bene, andiamo in campo, andiamo a farci le maglie. Eh sì, direi così, vanno bene, vanno bene. Loro giocano con Hart, vecchia conoscenza del Toro, Thiago Silva, ex Milan, Calobà, questa, Hugo Coquao, non so come cazzo si pronuncia, Kanté, Nono, James, Munt, Dybala, c'è Paulino qua, e Aubameyang, Paulino, mamma mia, attenzione, andiamo in campo. Prevedo un'altra batosta dopo la sconfitta con il Brighton, addirittura subita in casa, era un bel po' che non perdevamo più partite in casa, però oh, ci sta, se giochi male questi sono i risultati. Siamo in casa del Chelsea, sempre una squadra da tenere e prendere con le molle, lo Stamford Bridge, e si parte. Aubameyang dal calcio d'inizio, Thiago Silva, Cuesta, Kanté,
subito affrontato. Munt, mamma mia, attenzione, Aubameyang, Aubameyang avanza, la spallata, c'è calcio di punizione, attenzione, la palla in mezzo. Gol di Munt, Chelsea 1-0. Subito freddati i Robi Ultras, comincia a incazzarsi. Ragazzi, è così, con queste squadre non devi sbagliare, questo è fallo netto, ma con queste squadre non devi sbagliare, guardate che buco che ha trovato, qua. Non ha chiuso bene Tomori e Munt ci ha punito. 1-0 Chelsea dopo appena 3 minuti, incredibile. George, Bennett, adesso dobbiamo solo prendere un po' le misure. Kelly, José Mauri, era un po' che non perdevamo più due partite di fila, se non ricordo male. Tomori, dalla Serie B chiaramente. Ruiz, non c'è spazio, si ragiona. Lingard, pallone a George, osserva postazione compagni, ancora da Lingard, non c'è proprio spazio, si deve ragionare. Pallone a Logan, prova a puntare l'uomo, si lancia anche Rose, gliela dà Logan, vediamo, crossa subito di prima, colpo in testa, Madonna, Young poi non ha avuto il controllo dopo che il portiere gliel'ha parata. Comunque il Millwall ha messo un po' di paura in questo colpo di testa, mamma mia, John Hart, poi qui non riesce a controllare, ex portiere del Torino. Shaloba, Thiago Silva, ex Milan, Munt, l'autore del gol, Kanté, Dybala, Paulino, non c'è più Paulino, la Juve non vince più la Champions. Dybala, pallone in mezzo, attenzione ancora, questi scambi veloci a Aubameyang, mamma mia ragazzi, sono troppo forti e siamo a livello campione. Questa è una bestia, ex Arsenal, sicuramente non gradito il passaggio dei cannonieri di Londra dall'Arsenal al Chelsea, e siamo 2-0. Non c'è partita, dai, ci proviamo, almeno a mettergli un po' di pressione. José Mauri, la palla verso George, il pallone verso Córdoba che deve andarlo a controllare, questa su di lui, parte Córdoba, esce John Hart. 2-0 Chelsea dopo appena 15 minuti, incredibile. La palla ancora messa lì, non c'è partita. Ogukou, lo chiameremo così, Paulino Dybala, fermato l'ex Roma, l'ex bianconero. Attenzione a Nono. Volendo, se andassimo in coppa, se non è tanto vecchio, potremmo provare a prenderlo. Attenzione, mamma mia, sti scambi. Non riesco a prendergliela, ragazzi. Kanté. Attenzione a Aubameyang, niente da fare, raga. Ogni tiro qua in gol. La diversità dei giocatori, la diversità dei giocatori è questa. C'è niente da fare, godetevi questa agghiacciante sconfitta. Non c'è niente da dire, sono più forti. Da stare zitti e basta. Non abbiamo fatto nulla, un tiro in porta, penosi, però davanti abbiamo una corazzata. Nono, andiamo anche giù come differenza reti, in questo momento siamo a meno 3. Dybala, Aubameyang, diamogli anche un calcetto però, se no ragazzi, qua è, questo è forte, ogni tanto buttiamolo anche un po' giù, non facciamolo sempre tirare. Guardate che controllo di palla ad esterno, se la porta avanti, questo è un gran giocatore, però c'ha un ingaggio che è improponibile. Attenzione a Munt, parte Munt, Tomori deve solo controllarla e niente da fare, James gliela porta via, ancora Tomori, pallone in mezzo, mamma mia, Kanté, palla alta. Ci sta a perdere queste squadre qua, ci sta, non c'è niente da dire. José Mauri, Georgiev,
Pallone lungo, ancora da sé però. Vinciamo il rimpallo. Lingard! Lingard! John Hart! Mamma mia che parata! Dai, 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 che però almeno due tiri gliel'abbiamo fatti. Dai, bello Lingard qua, ma che parata ancora una volta. John Hart, bel portiere. Thiago Silva. Attenzione a Ugoku. Dybala, Paoleno. Monte. James, fermato stavolta James. Niente da fare, però riescono a rientrare. Bisogna sperare che il secondo tempo calino proprio di prestazione, ma ho i miei dubbi. Ma già qualche segnale c'è. Attenzione, Kelly, José Mauri, dubito di prima. Giochiamo bene, ma loro sono più forti. Lingard, la palla verso Young. Vabbè arbitro, dai. Attenzione a Aubameyang. C'è Tomori, ma non riesce a tenerlo. Via! Cordoba, niente da fare. L'assenza di Grabba non si fa sentire, c'è niente da fare. L'assenza sua lì davanti. Va bene, andiamo. Lingard, il pallone a Rose. Rose la mette lì, Rose la palla verso Cordoba che carica il tiro, ma che anticipo Thiago Silva. Mamma mia che giocatore. Logan George, sempre ordinato lui. Pallone verso Cordoba che si sta svegliando, la palla in mezzo, Lingard, ancora John Hart. Recuperiamo la palla, sembra che ci siamo un po' svegliati. Pallone ancora Lingard, il tocco ancora lì indietro, è tutto chiuso. George, bravissimo. Andiamo, prova a crossarla. Rose, la va a mettere lì. E Young, di testa, che questo è forte di testa. Palla alta. Beh, dai, un applauso perché almeno ci mettiamo la voglia, la grinta e non andiamo a soccombere anche nel gioco. Porca puttana, così che deve essere le mie squadre. Porca troia. John Hart. Kanté, tutti scarsi, eh? Certo. Munt. Lenzio. Grande Rose che si è svegliato. Rose. La palla in mezzo. Young. John Hart. E poi colpo di testa. La mette lì Cordoba. Young! E c'entra uno! Il Chelsea è così, parte di botto e poi crolla. 3-1, riapriamo leggermente la partita. Grande anticipo qua di George, mette giù bene Cordoba, filtrante, tocco d'esterno e battiamo 3-1 Joe Hart. Bene, dai, calma, calma e sangue freddo. E finisce così, 3-1 al primo tempo. Young, l'autore del 3-1. È bello sapere che si può mettere pressione a dei, insomma, a delle squadre colosso, anche se nella realtà è in fase di ricostruzione. Harry Potter allena il Chelsea. Ah no, John Porter. Allora, andiamo a farci uno schemino, ragazzi. Io proporrei una cosa, perché guardate, io... Sapete che tante volte, anzi aspetta, forse ce l'abbiamo con lo schema lì, non è questo? Sì? Allora andiamo a fare avanzate, contropiede perché è cambiato lo schema, questo, e contropiede questo, togliamo i difensivi. Fatemi vedere, chi possiamo metterci lì? C'è Power, José Mauro, ma stiamo giocando tutti abbastanza bene, inutile andare a cambiare, dai, andiamo così. Andiamo così. Si riparte. Vecchio schema, lo ricorderete che in Championship ci ha dato tante soddisfazioni. Bennett. Lingard. La palla a Logan. Controlla.
Ancora lega, si deve girare. L'appoggia, Giorgia. Sterzata, ancora verso Cordoba. Riescono a chiudere bene. Attenzione, riparte il Chelsea con Mount. James, la palla verso Aubameyang, Aubameyang messo giù. Difficilissimo da controllare. E c'è il cartellino giallo per Bennett. Vai a cagare, vai arbitro. Non vedi che sono più forti? Non ammonire, no. Non è un fallo cattivo, ma non ammonire, pezzo di merda. Bastardo. Munt. Metteli in mezzo, attenzione. Gira. Sto arbitro di merda. Riparte. Ancora Button. Bello Young, niente, non riusciamo a penetrare. No, tant'è, ha abbassato, guardate la stanghetta azzurra sul lato destro del televisore, ha abbassato la squadra, esce bene adesso Bennett, andiamo. Bello questo pallone per Cordoba. Madonna. Niente, fuori. Troppo lento per questo gioco. Mi dispiace perché è informissima, ma. Ah, però volendo può giocarmi qui, però Giorgio è più veloce. Sì, no, toglilo. Mettiamo Eder e. E niente, giochiamo così con. Vediamo, stavo pensando se. Ok, giochiamo così. Entra Eder che forse può. Attenzione! Cordoba! Non ci credo! Ma non me l'aspettavo nemmeno io che sbagliassero! Madonna, cosa si è mangiato? Che errore arte qua! No, il difensore ha sbagliato! Madonna cosa ha calciato fuori! Vai in panchina, vai in panchina. Era già nell'aria che cambiavo, avrei potuto mettere 3 punte però, ma mi sa che dobbiamo prendere un attaccante dalla primavera e buttarlo dentro qua, perché abbiamo bisogno di un attaccante in più. Le partite sono tostissime, quindi adesso andremo a vedere chi prendere. Ovviamente con un over non superiore a 75. Palla in mezzo, attenzione. C'è il gomban. James. Niente, non gliela togliamo. José Mauri non si è visto tanto in questa partita, ma si vede adesso che va a togliere un gran pallone. E allora la palla verso Eder. La tiene lì, Eder, la palla in mezzo. Young! Due, sono due. Lo conosco io il Chelsea, lo conosco da tutte le master che ho fatto. Parte bene all'inizio, poi crolla mentalmente, non c'è con la testa. Che palla che ha dato qua! E 3-2. Attenzione, sale la paura nello stadio, nello Stamford Bridge, la tana del Chelsea. Sale la paura. Attenzione. Grande Young, che si è eccoli qui che crollano, vedete come crollano, incredibile, eppure così, lo so a memoria ormai, Tomori, ve l'ho detto al primo tempo, che partono bene il primo tempo, poi il secondo tempo crollano, mentalmente non ci stanno più, vieni Eder, vieni, bravissimo, tieni l'Eder, tieni lì il pallone, ancora una finta, doppia, e poi decide di darlo indietro, e poi adesso andrà a crossare, Young! Madonna. John Hart. Subito José Mauri non salta di testa, pensava di doverla stoppare. Attenzione. James, ancora la palla da questa parte, ancora James. Li fermiamo bene, abbiamo preso le misure, lo è, poi Logan fa il coglione come al solito. James, ma portala. È fallo. Madonna, ditemi che fallo è questo qui.
Ma che fallo è? Un normale contatto di spalla. Che fallo è? Ma che fallo è? Bastardo. Pezzo di merda. Figlio di puta madre. Attenzione, minchia, palla fuori. No, quando fischiano ste cose, sinceramente, no, eh. Le parolacce chiaramente sono tutte tra virgolette, che sia chiaro. È uno sfogo più che altro. Kelly. Attenzione, ancora si muove bene Eder e gliela mette fuori questa. È entrato Eder, è cambiata un po' la partita, c'è più movimento davanti. Attenzione a Kelly. Lingard, bellissima palla per Georgiev. La va alzare, colpo di testa di Young. Palla alta, mamma mia ragazzi. Brividi, ma comunque grande prestazione. Nei minuti iniziali no. Ma dopo siamo usciti alla grande. Mamma mia, la grande squadra. Proviamo ad andarla a pareggiare, ma la vedo difficile. Siamo al 77esimo. Dobbiamo solo essere capaci a controllare le loro azioni, perché sono imprevedibili. Poi hanno dei grandi giocatori, eh. Attenzione, ancora Munte, l'autore del primo gol, la palla in mezzo e viene fermato tutto. Andiamo. Belli, belli, belli. Il pallone da questa parte. C'è Eder, Eder che converge. Attenzione, palla ancora verso Kelly. La mette in mezzo. Madonna che non ci arriva. Bravo, mamma mia che numero, in mezzo a due. Attenzione, Kanté, questa, andiamo a pressare ragazzi. Adesso è il momento di pressarli, dai. Il lancio in mezzo, Tomori stavolta prende bene la misura. E allora andiamo, andiamo, andiamo ragazzi. La palla in mezzo, Bennett, mamma mia. Adesso dai dai Lingard, no non ho crossare, sei troppo giù, ma non ancora indietro, il tocco verso José Mauri, una parata, ha fatto bene a tirare, ha fatto bene a tirare, se la prende bene, un po' più di potenza, abbiamo preso le misure, però il Chelsea resiste alle sfuriate, 2 minuti di recupero. Madonna, Cordoba che si è mangiato quel gol nel primo tempo con la porta vuota. Niente, finisce così. Perdiamo se vogliamo anche un po' immeritatamente, perché il secondo tempo abbiamo giocato solo noi, però loro chiaramente sono stati più forti, più cinici. Il saluto tra José Mauri e Aubameyang, grandi amici. E niente, ragazzi. Vince il Chelsea, pazienza, andiamo avanti. Cazzo devi fare. Quarta giornata, Chelsea 3, Millwall 2, Brighton, Southampton 2-2, vince il City in casa del Fulham 2-0, Leicester 0-0. Scusate, Bristol West Ham 2-2. Cade il Tottenham 2-0 in casa con lo United, l'Arsenal vince col Blackpool, Norwich vince col Burnley, Leeds stende il Sunderland e Liverpool vince col Watford. Stanno arrivando tutte le 6-7 più forti, eh? Classifica. Brighton 10 punti, Blackpool e Manchester City 9 punti. Wolverhampton, Manchester United, Chelsea, Bristol, Liverpool, Arsenal 7 punti. Norwich, Watford 6 punti, West Ham 5, Millwall, Fulham, Leeds, Southampton, Tottenham 4 punti e chiudono Sunderland, Leicester e Burnley ancora a 0 punti. Ragazzi, io direi che dobbiamo aspettarci qualcosa di meglio. Possiamo andare a prendere qualcuno dalla primavera, chiaramente che ci darà una mano e ci rinforzerà anche perché poi avremo un programma, dovremo affrontare il Leicester, il Bristol, poi avremo il secondo turno di FA Cup con questi qua, poi avremo Tottenham, Blackpool e Burnley. Mamma mia, va bene, è tutto, ciao e buona giornata.